secondo tempo inizia il secondo tempo, Alessandro chiede il pallone a Gian, non ci arriva però e mette una caccia, vediamo un po' sui 50 metri. Volo, caccia al mezzo, cicca il pallone Alessandro, allora due cacce sulla metà campo. Mettiamo la caccia numero 3, cercano il muro. Alla fine il batti e ribatti, caccia sui 40, ma Gian ha tolto un bel pallone che era incollato al muro. Tre caccia al mezzo. Buon apporto di Walter Nanetto. Il pallone corre, caccia sui 15 metri, ottimo il colpo di Gian. Caccia numero 4 laggiù in fondo e adesso la formazione del Bistagno in battuta. Comunque cari amici di internet, c'è da dire che se Walter Nanetto sta facendo un ottimo lavoro come collante per questi tre ragazzi che con esperienze diverse, Alessandro Re ha fatto la finale da spalla insieme a Cristian Giribaldi nel 2011, Gianluca ha fatto la finale e ha vinto il titolo come terzino al largo con Prospigno nella favolosa squadra di Paolo Voglino, che è il perno della vittoria, mentre Andrea giocava in C1 nel Caraglio, è arrivato nei quarti. Adesso vediamo, fuori, dentro, dagli 80. E tira Davide una rasoiata in terra, si porta a casa il primo 15 del secondo tempo. Un'altra caccia al mezzo, batte attaccato al muro, Claudio Somano riesce a togliere il pallone e allora andiamo sul 15 pari. Caccia sui 40. Somà. Ancora Alessandro dai 70, ferma Vadda e allora 30-15 Bistagno. Caccia sui 15, niente da fare, fermano doppio del doppio, ferma Andrea Dalmasso e allora la formazione del Bistagno si porta sul 40-15. Parte Alessandro Re in battuta, mettiamo una caccia, Davide, bella la sua giocata. Ed è Roberto Novaro a mettere il pallone in caccia, vediamo sui 35. Caccia sui piedi del Bistagno. Ferma Roberto Novaro, pallone un po' ciccato da parte di Alessandro, recupera Vendone, si porta sul 30-40. Ancora un... Ed è vado a mettere un pallone, pallone che ferma Rano Isio e si mette, ma bella la giocata di Gianluca. Toglie via un pallone al distacco e lo manda sui 5 metri. Adesso Ardenti dove segna? Segna la caccia ai 25. Caccia sui piedi per Bistagno. Gioco per la formazione di Bistagno, ma che rischio ha corso Alessandro a battere un pallone corto, se non passa al mezzo perde il 15. Recupera allora Bistagno, 5 giochi a 6. Inizia il 12° gioco. E il 15 per la formazione del Bistagno e Davide Somà a mettere il pallone in fallo laterale, lo ha schiacciato troppo verso il muro. Buona la giocata di Andrea Dalmasso.
Ferma, ferma Gianluca, aveva ciccato il pallone in tuffo Andrea, ma era un pallone difficilissimo. Vediamo un po', caccia ai 40. Mettiamo sempre la caccia numero 1. Dagli 85. Bravissimo Andrea! Bravissimo Andrea, si è coricato in terra e ha stoppato il pallone di Rano Isio a caccia ai 75. Mettiamo la caccia numero 3. E arriva come un treno Alessandro Re di scatto per fermare il pallone e metterlo in caccia ai 40 metri. Possiamo dire che questo Bistagno si sta un po' rivedendo. A mio personale giudizio l'inserimento di Walter Nanetto è un inserimento buono. Walter sta tenendoli con la testa, sta tenendoli nel cervello ed è un buon acquisto. Quindi, cari amici, cambio 15-0, Bistagno, vendono in battuta. Prima caccia al mezzo, alza, volo Alessandro, volo per Rano Isio. E ha fatto un pallone incredibile! Pallonaccio di Walter Nanetto! Che pallone, amici, lo vedete adesso nel replay. Che pallonaccio! 30-0 Bistagno! Grande, grande! Caccia ai 75. Va direttamente in fallo laterale. Allora andiamo sul 15-30, 40-0 per la formazione del Bistagno. Caccia al mezzo. Volo per Alessandro. E mette il pallone. E mette il pallone in intra. E grande, 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 grandissimo. Alessandro Re, due giochi di fila e andiamo sul 6 pari. Inizia il 13° gioco, siamo 6 pari e Alessandro si fa aiutare dalla rete, come era già successo con il Vendone che era stato beneficiato dal muretto della rete. La caccia numero 1 la mettiamo sui 30 metri, mettiamo la caccia numero 2. Alessandro, vediamo cosa dice l'arbitro. L'arbitro dice caccia ai 60, quasi 70 metri. Volo per Alessandro, doppio, allora caccia, vediamo un po', caccia sui 60 metri. Adesso Rano Isio cerca ancora la rete, no, non la cerca. Volo Rano Isio mette il pallone in caccia sui 35 metri, abbiamo il cambio di campo, due cacce buone per il Bistagno, due cacce buone per il Vendone. Caccia sui 20. Niente da fare, il primo pallone va nel cassetto del Bistagno, 15-0. Vento in favore del battuto. Intra, e questa volta Alessandro ha trovato lo spazio per colpire e portare il 15 nelle tasche del Bistagno. 30-0, caccia al mezzo, fuori.
è andato, calcio al mezzo, il pallone è andato, recupera Vendone, 15-30. Caccia sui 35. Cicca il pallone Davide. E allora 40-15 Bistagno. Mettiamo una caccia. E la caccia, andiamo a metterla agli 85 metri. Grande giocata di Andrea Dal Masso, ma amici, consentitemi, una grande battuta di Alessandro Re. Caccia di 85, alza tantissimo. E alla fine, bravo Ale, lo dice anche il telecronista, si è tolto un pallonaccio non brutto, bruttissimo. Era incollato al muro. Per la prima volta in questo campionato lo grido forte, il Bistagno è in vantaggio. È la prima volta, grande Walter che ha saputo tenere la testa a questi ragazzi, ma un Alessandro Re oggi veramente spettacolare. Comunque vado a finire, grazie ad Alessandro. E alla fine Alessandro si fa in quattro, prende, va a cercare tutti i palloni al largo, al muro, alla rete, e la prima caccia la mettiamo sui 70. E mette il pallone in terra, ha tolto un altro pallone incollato al muro, grande Alessandro. E mette la caccia numero 2 sui 68. Alza il pallone, però si ferma a salto per Ranoisio. E questo va in caccia sui 70 metri. Stai giocando bene, Ale. Va direttamente in fallo laterale, 15-0 per il Bistagno. Tre cacce difficilissime. Non ci arriva, non ci arriva, d'altronde non c'era niente da fare. Allora 15 pari, dicevo prima agli amici di internet che l'altra settimana, quelli che conoscono il mio numero di telefono e sono appassionati di pallapugno, mi hanno telefonato dicendomi simpatica la telecronaca fatta da tifoso, sono l'unico al mondo che fa le telecronache tifando per la squadra, e effettivamente per quelli di internet che sentono il backstage, il fuori onda, c'è il mio tifo per i biancorossi. Dal 1986 Video Center è al vostro servizio. Acuneo Video Center è Expert, la grande catena europea di associati, distributori di elettronica ed elettrodomestici con 350 negozi in Italia. Da Video Center troverete tutte le novità sulle nuove tecnologie, dagli smart TV LED 3D ai Blu-ray, apparecchi audio-video, videoproiettori, telefonia, elettrodomestici anche da incasso, condizionatori, stufa legna e pellet, illuminazione e materiali di antenna terrestre e satellitare. Video Center Expert a Cuneo in Corso Nizza 72, telefono 0171 60 21 02. Expert, gli esperti siamo noi. In Piemonte, a pochi chilometri da Cuneo, dalle stalle ai piedi della Bisalta, il buon latte della Valle Iosina si trasforma in quattro meravigliosi formaggi DOP. Pra tenero e braduro dal peggio, raschera e poi la prelibata toma piemontese. Ma anche altri saporiti formaggi ottenuti dalla riscoperta di antiche tradizioni casearie come il gioda, il nustral, il corona di re, la toma alle erbe, i freschi e deliziosi tomini e le sfiziose robiole. Una vasta gamma per accontentare i palati più esigenti. Li puoi trovare nei numerosi punti vendita Valle Iosina e nei supermercati. Valle Iosina, formaggi dai profumi e sapori della Bisalta. Digita www.teleradiopace.com, uno spazio di comunicazione che si rinnova nello spirito di servizio che contraddistingue chi da sempre dà voce ai valori.